Ma è stata, dal tuo punto di vista, è stato così un terremoto questo autunno elettorale? Beh, sì, abbastanza, anche se il Premier continua a dire che è un fatto locale, però insomma credo che se ne sia reso conto anche lui in questo bagno di umiltà a cui è stato costretto, almeno a metà, ecco, finché ha dovuto riconoscere quello che tutti sapevano, cioè che aveva perso e che avevano vinto i 5 Stelle, è stato cavalleresco. Quando si è trattato poi di attribuire le colpe e di dare le spiegazioni di questo tracollo, ha ricominciato a fare come si faceva sempre una volta, cioè a battere il mea culpa sul petto degli altri, no? Passino come facevo a non candidarlo, a Roma, colpa di Marino e di Mafia Capitale, colpa sua mai, colpa della Boschi nemmeno, anche se non Quali ne sono le azzeccano ragioni più una. Ma strutturali, secondo te, invece? le ragioni strutturali è che io ho sentito l'intervista di Sabrina Ferilli, quando estirpi l'anima a un partito e non la sostituisci con nient'altro, beh, ti ritrovi poi con quel grande senso di vuoto che si è ripercosso nelle urne. Perché Renzi, dici? cioè noi dobbiamo Perché dici estirpi ricordarci. l'anima? Beh, Renzi ha preso in Parlamento una maggioranza traballante, poi ci ha aggiunto del suo raccogliticcia, che comunque era stata portata in Parlamento da Bersani con un programma A. E le ha fatto approvare un programma che è il contrario di A, che è molto più simile a quello di chi aveva perso le elezioni di 3 anni fa, e cioè a quello di Berlusconi. Renzi, perché è diventato segretario del partito? È diventato segretario del partito perché il partito, per colpa della vecchia classe dirigente, stava per essere travolto dai 5 Stelle, no? Che avevano cominciato con la traversata di Grillo in Sicilia a acchiappare una regione che, insomma, per cambiare di solito ce ne impiega. E Renzi diceva le stesse cose che dicevano più o meno i 5 Stelle, salvo alcune, però le diceva, insomma, in forma più educata, dalla Leopolda e non sbraitando da un palco, Beh, anche in e maniera quindi, brillante, poi colpiva che dentro al PD ci fosse questa ondata di esatto. rinnovamento, no? E quindi anche quelli che lo detestavano dissero: beh, utilizziamolo perché ci può salvare da Grillo. Lui è arrivato lì e ha cominciato a fare esattamente il contrario di quello che diceva quando è arrivato fino a lì. Perché? Allora, Perché dici questo? questo è un In realtà lui mistero. ha cambiato molto la classe dirigente del partito, ha fatto un governo con volti nuovi, con caratteri anche molto differenti da quelli che il centro-sinistra aveva presentato fino a quel momento. Sì, Perché? ha riempito il governo, a parte forse Padoan e qualche altra eccezione, l'ha riempito di mediocri, di personaggi mediocri che infatti lui stesso si vergogna di esibire. Lui non esibisce nessuno del suo governo. Lui manda in giro Padoan perché non può farne a meno e poi manda in giro la Boschi. E sulla Boschi magari ci sarebbe anche da cominciare a fare qualche riflessione perché sono settimane che spara una cazzata dopo Ma l'altra e nessuno osa mai. perché? Beh, Cosa, insomma. diciamo, al netto del linguaggio, lei in Insomma, realtà ha impostato un profilo si molto sta forte, affrontando no? il capitolo delle colpe, ma vogliamo parlare della scena pietosa della Boschi che chiama gli elettori di Roma dicendo ti passo Giachetti, vai a votare? È una Quella cosa non che è ha piaciuta imbarazzato molto a Roma. persino Roma è un Giachetti. po' cinica, Due diciamo, giorni prima, per apprezzare queste novità. Però diciamo. aveva detto che con la riforma costituzionale risparmieremo 10 miliardi in 10 anni e aumenterà il PIL del 6%. Ma dove l'ha letto? Ma in quale mondo vive? Il giorno prima aveva detto che a Torino se vinceva l'Appendino e non Fassino gli tagliavano i fondi per la città della salute soltanto perché l'Appendino ha un progetto diverso. Cioè, sta inanellando una serie di gaffe, di autogol clamorosi, però guai a parlare della Boschi, quasi si ha timore di nominarla come se fosse Allora, l'Immacolata Rottamazione. E vabbè, insomma, non è è solo. una che faceva l'avvocatino a Vabbè, Publiacque, diciamo. da società che ha fatto Ti crollare un pezzo pongo. dell'Arno, Provo a della farti riva vedere da un altro dell'Arno. punto. La Boschi ha avuto un carattere talmente forte, così come Matteo Renzi, hanno fatto delle cose talmente incisive, come una riforma che piaccia o non piaccia, però dopo tanti anni è arrivata. Ha caratterizzato talmente il tempo iniziale di Matteo Renzi che appena è cambiato qualcosa sono passati di moda. Che cosa è cambiato? Beh, è cambiato quello che ti dicevo prima. Lui va alla guida del partito per cercare di svuotare i 5 Stelle. I 5 Stelle mi pare che godano ottima salute.
Poi dice: faccio le politiche che non è riuscito a fare nemmeno Berlusconi e così almeno svuoto il centrodestra. Mi pare che il centrodestra, più o meno sommando tutti i partitini in questo momento frammentati, ma che poi se l'Italicum resta tale quale faranno un grande listone unico, più o meno equivale nei sondaggi a quello che equivalgono, e anche nelle urne, sì, i 5 Stelle e il PD. Quindi ci sono, diciamo, tre terzi, tre Italie, una delle tre è sempre il centro. Quindi lui non ha svuotato né il 5 Stelle né il centrodestra. Ha svuotato paurosamente il suo di partito, che nelle urne ha cominciato a perdere dei voti. Ho l'impressione che il famoso lanciafiamme, altra immagine leggendaria che lui ha usato alla vigilia dei ballottaggi, l'abbia usato proprio contro il suo partito, facendo politiche che sono il contrario di quello che si aspettavano gli elettori che hanno votato PD, saranno stati pochi. Vorrei vedere se gli avessero pure detto: guardate, facciamo il ponte sullo stretto, riformiamo il terzo della Costituzione, aboliamo l'articolo 18, voglio vedere il 25% di Bersani se riuscivano a prenderlo. Senti, resta che questa è stata una campagna elettorale strana, no? Perché in qualche modo snobbata dal Presidente del Consiglio, lo abbiamo detto più volte, sentiva che qualcosa non andava bene, ha spostato il peso sul referendum. Però ci sono stati momenti molto topici, momenti che rimangono nell'immaginario, no? Poi la rete li diffonde, c'è stato Matteo Orfini che va nel mercato rionale e viene contestato, c'è stata la Boschi, arrestare, poveretto. E c'è stata la Boschi che al lago di Iseo viene fischiata. A te quali rimangono di queste immagini e cosa rappresentano? Beh, a me rimane quella triste immagine che dicevo prima. Pronto, sono Maria Elena, ti passo Roberto. Cioè, una cosa di una tristezza. Diciamo, più e mi rimane triste, anche, probabilmente mi permetto. E mi rimane anche la faccia di Fassino, nel faccia a faccia finale con la Appendino da Lucia Annunziata, quando Lucia Annunziata legge la dichiarazione della Boschi che dice: i soldi della città della salute, se vince Appendino, ve li sognate. Lo stesso Fassino ha dovuto dire: no, forse non voleva dire quello, forse è stata equivocata. Cioè, stiamo parlando di persone che, io per carità, Fassino, non sono certamente un fan di Fassino, sì, ma però, che hanno una storia. Diciamo, Fassino, da segretario del partito, non ha mai perso un'elezione. Ha costruito. Doveva poi mettersi con questi per perdere l'elezione. È arrivata a dimettersi da segretario per far nascere il PD. Esatto. Quindi pensiamo quanto possa starci male, esatto, su questa. Un dato su questo che dice è un dato obiettivo: la mancata presenza di Renzi e di tutto il suo gruppo dirigente verso il secondo turno. Eh sì, perché i candidati se lo stavano sentendo che Renzi è diventato una zavorra, da valore aggiunto è diventato una zavorra, quindi l'hanno pregato di non avvicinarsi, anche perché ormai ha questa fissa del referendum di ottobre, quindi va lì e invece di parlare di Torino, di Roma, di Bologna, attacca la solita pippa dell'Italia del sì contro l'Italia del no, il nuovo Senato, queste mirabilie che però non interessano a nessuno. E un'altra cosa che mi ha molto colpito è questo incredibile stonare rispetto al sentire comune. Quando tu imposti tutta la campagna del ballottaggio, stai sotto, e imposti tutta la campagna del ballottaggio a Roma dicendo: state attenti perché se vince a Raggi non ci saranno le Olimpiadi. Ma la gente faceva la ola all'idea che non ci fossero le Olimpiadi, visto che poi i romani dovrebbero pagare altri 20 anni di tasse comunali, forse, per rifondere pure il nuovo buco. Forse cioè, non hanno capito con chi stanno parlando. In questo probabilmente ha ragione, no? Che non ha beccato l'onda che si muoveva nel paese. Più che altro perché i romani possono essere a favore o contro, in ogni caso non si ponevano quel problema, un po' quello che diceva prima Sabrina, certo, Ferilli. E per uno che ha sempre capito qual era il sentimento profondo degli italiani, qualcosa deve essere stonato. Guardiamo cosa ci dice Vixia Portello. Alle volte basta sfogliare l'album delle fotografie. Questo è il Renzi alla prima segreteria, quello delle riunioni convocate alle 7 del mattino, tutti giovani, belli, in camicia e portatile sotto braccio. La terza riunione alle 11, una delle ultime alle 6. Sì, ma di sera, e non sappiamo neanche quante sono state in totale, e non ce lo sa dire nemmeno il PD. Ma insomma, è perché la quotidianità corrode gli atteggiamenti. Questo è il Renzi del visiterò ogni mercoledì una scuola.
scuola. Qui batte il 5 e i bambini, così felici, a Siracusa gli avevano composto addirittura una canzone, Clump and Jump per Renzi. Applaudi e salta per Renzi, poi ci ha mandato qualche ministro e poi, alla fine, di mercoledì a scuola, in 2 anni e mezzo se ne sono visti meno di 10. E questo è il bagno di folla fra i giovani californiani, che oggi fa in effetti meno rumore dei fischi a Confcommercio o al mercato rionale romano o di quelli al lago d'Iseo. Tutto scorre, dicevano gli antichi, e si va dal Renzi cool dalla De Filippi al Renzi distratto con Putin, dalle performance da campioni di ascolti ai talk show alle auto interviste solitarie sul web, dall'attesa dei risultati alle elezioni giocando alla PlayStation all'analisi dei flussi elettorali nell'ufficio del partito. E la quotidianità, bellezza, e come dicevano le nonne, la normalità non fa sconti a nessuno. Allora, può essere il problema di Renzi la normalità, e adesso cosa succede se inizia la fase di un presidente del Consiglio normale? Sì, questo potrebbe fargli anche bene se il bagno di umiltà dell'altro giorno fosse completo, cioè se cominciasse a riconoscere anche che è colpa sua, se il suo partito su 19 ballottaggi con i 5 Stelle ne ha persi 19. Guarda che è un caso impressionante. Cioè, è proprio una lettura della società italiana che lui dovrebbe rivisitare. Lui è convinto che l'Italia sia bipolare. Da una parte c'è lui, dall'altra ci sono tutti gli altri. Il resto del mondo diceva. Non è così. Giovanni Toti diceva con Bruce Lee contro tutti. La società nostra è molto complessa e politicamente è tripolare. Lui vuole mettere la camicia di forza a quest'Italia tripolare, destra, sinistra, 5 Stelle, con l'Italicum, no? Il ballottaggio, il referendum, la sua concezione è questa. Io contro tutti, io contro il resto del mondo. Qual è il problema? Che se hai due opposizioni, quando tu ti presenti, quelle si coalizzano contro di te, quindi fanno sempre due contro uno. Te lo ricordi Alberto Sordi, no? Quando insieme a Bernard Blier picchiano il negriero perché sfrutta i poveri schiavi? Bene, il negriero si lamenta e dice, ma siete sleali, due contro uno siete. Sordi risponde, se eravamo in tre, temenavamo in tre. Ecco, è quello che gli succederà al referendum costituzionale e alle elezioni politiche, se non si rende conto che l'Italia è un po' più complicata di Renzi contro il resto del mondo. Un momento clou della campagna, Maria Elena Boschi al Lago d'Iseo. Sotto accusa la classe dirigente, anche che si è portato forse sotto accusa anche dentro al proprio partito, no? Perché ora abbiamo Bersani che ce l'ha riassunto Maurizio Crozza, lo stesso Fassino dice guardate questa è una sconfitta politica perché la città io l'avevo amministrata bene, cosa succede ora dentro al PD? Dentro il PD Renzi ha vita facile, nel senso a gioco facile almeno, perché quando la gente vede quelli che gli si oppongono all'interno del PD dice vabbè teniamoci Renzi perché non vorremmo mica far tornare quei brontosauri, cioè la vera forza di Renzi non più in Italia, perché in Italia si è visto che c'è come un'alternativa, anzi potrebbero essercene persino due se il centrodestra la smettesse di partorire cloni di Berlusconi e cominciasse a partorire gente come Parisi. Come Parisi che ha funzionato, intanto eccoli, Marco da Milano, Maria Latella, prego. Non è vero che non c'è alternativa nel paese, ma dentro il partito fino a quando le alternative saranno Speranza, Cuperlo, eccetera, Renzi camperà 100 anni. È così Marco da Milano? Concorda nell'analisi di Marco Travaglio? Sul PD o sulla... Sul PD e sulle elezioni. Iniziamo dalle elezioni. Allora, le elezioni partirei da quello che avete appena fatto vedere, cioè la passerella di Cristo sul lago di Iseo. Cioè c'è la passerella della Madonna lì era. Sul lago di Iseo e c'è il Lungarno crollato. Il PD a Roma ha chiuso la campagna elettorale sul Ponte della Musica, area auditorium, e di fronte aveva il palazzo crollato sul Lungotevere Flaminio. Allora c'è una narrazione dell'Italia che vede solo il bello, il ponte sulla musica, la passerella di Cristo sul lago di Iseo e non vede mai quello che è crollato.
Certo, c'è anche un'Italia che vede solo quello che è crollato, ma certo. Il punto è chi riesce a rappresentare e interpretare questa Italia. A Roma, ad esempio, è successo che dopo Alemanno che ha vinto sulla sicurezza, il caso della signora Reggiani che aveva dato una spinta grossa alla destra sul tema della sicurezza, a Roma i temi erano due, la corruzione, e stamattina ci sono stati altri arresti, avremo da Vigo e il degrado che è arrivato nel centro storico e anche nei quartieri bene, e il PD ha rappresentato i quartieri bene, il centro storico, quelli che stanno meglio, e ha perso 80 venti nelle periferie, da cui poi nasce, lo chiamavano Gigrobò, nasce Zero Calcare, cioè nasce, ci sono delle manifestazioni culturali, quelli che raccontano Roma, quelli ci che sono delle manifestazioni Roma. Anche di cultura, di arte che di cinema, potevano di arte. Essere notate da un partito che da un vivesse partito che ha le città. Antenne sensibili, e anche da un partito che si dice di sinistra. Però Torino no, Torino a quanto pare è una situazione diversa. Ma proprio Fassino, con l'esperienza del politico di lungo corso, la sera del primo turno ha detto paghiamo la crisi sociale, una frase che Renzi non dice da 2 anni. Nel paese di Renzi la crisi sociale non esiste, esiste solo quello che la va voglia bene. Di rinascere, o almeno la voglia di essere positivi. Ma Maria non c'è Latella. La voglia di rinascere senza sentire le cicatrici di un paese. In effetti non si può neanche fare un'analisi solamente simbolica, politica, culturale, senza parlare di una crisi durissima. A breve verrà il ministro Padoan e ci spiegherà come loro stanno reagendo, ma una crisi che è rimasta nel paese, nonostante una narrazione politica differente quella di Matteo Renzi, andasse di moda. E infatti l'unica città che non vive questa crisi così duramente, che è Milano, ha confermato Beppe Sala, anche se Beppe Sala ha vinto, e lo riconoscono tutti, perché c'è stato un grande aiuto da parte di Pisapia e da parte di quella sinistra che avrebbe potuto diversamente distaccarsi. Ma Milano è un'oasi felice e il resto d'Italia lo è molto meno. Io credo che agli italiani non dispiace la realtà, sono abituati a raccontarsi le palle, gli piacciono, hanno bisogno di autorassicurazioni, però dopo un po' si rendono conto che la realtà è un'altra cosa, e a quel punto un discorso molto franco, che forse Renzi fa ancora in tempo a fare, non avrebbe nessun tipo di reazione sorpresa. Una cosa che va detta sempre sul nord, noi stiamo parlando solo di Renzi qui, ma un paese non può vivere solo di un personaggio. Che fine ha fatto il centrodestra? E voi pensate davvero che Berlusconi tra un mese, quando si sarà ripreso, non sarà di nuovo lì a coltivarsi il 5, 6, il 7% di Forza Italia? Sarà lì. E soprattutto se potrà cavalcare un'onda sul referendum che inizia a suonare no. Marco Travaglio, quanto il mettere da parte anche solo il racconto della crisi economica ha pesato su un partito di centrosinistra? Lo dicevamo prima, è stato decisivo. Mentre le periferie si spostano come in una migrazione biblica dal partito che si dice di sinistra ai 5 Stelle, che cosa sentono dire dal leader del sedicente partito di sinistra? Si sentono dire che dunque bisogna stare tutti pronti per votare la riforma costituzionale che ci toglierà la scheda per andare a votare al Senato, perché non ce la danno più, nel senso che non eleggeremo più i senatori, no? E uno dice, ma di che stiamo parlando? Ma è giusto o sbagliato che sia, ma sei matto a puntare tutto su questo? Oppure ti vengono a dire, attenti alle Olimpiadi, attenti alle grandi opere, cioè attenti a tutte le cose che la gente non vuol più sentirne nemmeno almeno nominare. Una domanda per Travaglio e da Milano. Però ci sono stati due momenti di forte impatto comunicativo nella campagna di Matteo Renzi, il no Imudei o il no Tasidei come è stato chiamato, e la proposta sulle pensioni anticipate che ora discuteremo con Elsa Fornero. Perché non hanno funzionato? Travaglio e poi da Milano. Ma quella sulle pensioni, perché quando fai troppi annunci, poi magari anche quando c'hai quello buono e quello giusto, la gente dice vabbè adesso aspetta che vediamo le elezioni e poi andiamo a vedere che dopo. Si depositi la polvere. Secondo, il no Imudei, tra l'altro fissato nel giorno in cui c'erano una serie infinita di altre scadenze fiscali. No? Ma era un'altra cosa che metteva tristezza, come la Boschi che telefona.
Io ho visto il povero Zanda alla sua età, con la sua storia, che volantinava in una piazza vuota con la gente che affrettava il passo. Orfini gli volevano mettere le mani addosso. Anche Orfini ai Giardinetti, a quartiere Giardinetti. Ma perché delle persone con una storia devono sottoporsi a servizi? Era noi Mudei. Beh, che poi è stato disertato alla fine dallo stesso Renzi. Penso che quello che lui accusava... rimproverava i suoi predecessori, cioè l'annuncite, lui la sta interpretando. E un'annuncite continua e troppi annunci scoppiano. Dice Travaglio, perché gente con quella storia va a recitare una narrazione politica, si direbbe, così differente dalla propria storia? Perché fino a domenica alle ore 23 quella ricetta di Matteo Renzi aveva preso il 40% alle elezioni europee. Era il mito delle elezioni europee e il mito del capo che magari tu non condividi dove ti porta, ma da qualche parte ti porta. Ma lascialo lavorare. Maria Latella, è stato questo un errore di questo Partito Democratico, acquistare il linguaggio, la comunicazione politica, la cultura di un partito così differente da sé, da quel modello che Silvio Berlusconi aveva imposto al proprio partito? Il Partito Democratico era già semi-morto molto tempo fa, come ha detto Marianna Madia in una campagna elettorale. E quando un partito era già diventato un insieme di cacicchi e nel centro-sud aveva già rivelato gravi commistioni con la criminalità organizzata, poi il primo treno che passa se lo prende e non sa vedere tanto chi sta guidando o no. Credo che oggi questo partito ha un'occasione, come sempre, no? Quando succede una crisi, ha un'occasione di ripensarsi. Forse lo faranno chiedendo di rivedere l'Italicum, ma fossi nel Partito Democratico non starei tanto lì a sottilizzare, rivediamo l'Italicum e ci mettiamo d'accordo. Andrei a guardare, come diceva Sabrina Ferilli, l'anima. Andare a vedere l'identità. Marco Travaglio, perché adesso ci sarà l'estate, un'estate che poi in Italia non è mai serena, è sempre piena di notizie che in qualche modo mischiano le carte. E poi si riparte a settembre per un referendum che, come direbbe Matteo Renzi, ha cambiato completamente verso, perché se si fanno i calcoli di quante forze politiche gli vanno contro e quante le sostengono, sembra semplice il calcolo finale. Per questo ti dicevo che dovrebbero preoccuparlo quei 19 ballottaggi su 19 persi con i 5 Stelle più uno perso col centrodestra in provincia di Torino ad Alpignano. Perché a furia di ridurre il tutto come un pro contro Renzi, se sei da solo contro due, quei due si mettono d'accordo. Il teorema di Alberto Sordi. E ti mandano a casa. Sì, ma quello è... quello è lo schema. E poi c'è il contenuto. Io mi auguro sempre che si riuscirà. Io ho fatto adesso un libretto, anche una cosa teatrale. Si va a teatro e dopo vedremo una parte della tua pièce. Nella speranza che invece la gente vada a votare sul merito della riforma, perché se uno la legge, secondo me l'effetto sarà ancora più devastante che non quello mettiamoci d'accordo per mandarlo a casa. Dobbiamo parlare dei vincenti e della più vincente di tutti, Chiara Appendino. Guardate che discorso pesante che ha fatto all'insediamento Chiara Appendino, poi Marco da Milano. Abbiamo la possibilità di costruire una nuova comunità urbana, ma soprattutto il dovere di ricucire una città profondamente ferita, ricostruendo il rapporto di fiducia tra i cittadini e i loro amministratori. Ringrazio il mio predecessore, Piero Fassino, e tutta la sua squadra per aver condotto e servito la città in questi ultimi 5 anni. Tutti noi siamo Torino. Da sindaco non potrò risolvere tutti i problemi, ma ascolterò tutti, perché sarò il sindaco di tutti. Siamo pronti a governare la nostra amata città, questa città, e da domani saremo già al lavoro per servire Torino. Grazie. Allora, Marco da Milano, questo non è il discorso adesso cambia il mondo, adesso rottiamo tutti, adesso uso il lanciafiamme. Questa dice mettiamoci tutti insieme, grazie a chi c'era prima, rivendica 2000 anni di storia della città. È un discorso che una volta avrebbero fatto quelli del PD. Ma è stato un discorso molto istituzionale, dove un altro passaggio che mi aveva colpito è: io ricevo la città per una votazione e la voglio riconsegnare un patrimonio arricchito a chi verrà dopo. Quindi un discorso molto istituzionale, ma anche a Roma una cosa che ha lasciato stupiti anche, credo, alcuni militanti del Movimento 5 Stelle: non c'è stata nessuna festa pubblica. È comunque qualcosa di infinitamente lontano dalla volgarità dei saluti romani che accompagnarono l'arrivo di Alemanno in Campidoglio.
c'è un passaggio british. Domani la Raggi va dal prefetto Tronca, giovedì prende possesso delle stanze. È qualcosa di assolutamente istituzionale. Io vedo un rischio il portato della rete. Un tempo c'erano i sindaci democristiani dorotei che prendevano il potere dicendo: se gli amici me lo chiedono mi candido. Allora non vorrei che questo fosse sostituito se la rete me lo chiede, cioè l'idea di dire: un attimo, su questo non decido io, lo chiedo alla rete. Questo sarebbe un doroteismo 2.0. Questo l'ha detto spesso la Raggi, no? Addirittura questo... cosa farebbe con un avviso di garanzia? Lo ma addirittura sulla scelta delle strade, alle vie dei, Almirante, vie dei cittadini illustri, lo chiederò alla rete. Però certo invece c'è il risvolto positivo, cioè la partecipazione e quello che diceva l'Appennino, cioè il ricucire. Il Movimento 5 Stelle, che era entrato in scena e i nemici diciamo vuole sfasciare tutto, si presenta come il movimento che vuole ricucire con la partecipazione dei cittadini. Il vero partito e questo della nazione. È molto importante. Marco Travaglia. Sì, quel discorso ha colpito anche me, devo dire, perché è lontanissimo dagli albori dei 5 Stelle. I 5 Stelle all'inizio dovevano scassare tutto e adesso devono ricucciare. Passare alla pars construens, se mi ricordo bene si dice così. E lo fanno naturalmente con un discorso, poi bisogna vedere che cosa riusciranno a combinare, questa è la vera sfida, perché poi l'Appendino ha fatto quel bel discorso, ma poi ha già intimato lo sfratto ad alcuni papaveri del potere vero, potere bancario finanziario torinese, che è tutt'uno col vecchio establishment che lei ha mandato a casa. Se Fassino ha perso è anche perché non si è capito più che differenza c'era fra il PD e la Compagnia di San Paolo, visto che chi veniva trombato da sindaco andava a fare il presidente della Compagnia di San Paolo prima di diventare presidente della regione, no? Anche per questo Chiamparino autobiograficamente dice: siamo vissuti come troppo vicini al potere. Evidentemente ci sarà anche un'autocritica. I più spietati quindi dicono così: si arriva e si è portatori del movimento, portavoce. Poi piano piano ti rendi conto che il sindaco sei tu e inizi a confrontarti con problemi difficili e là dice da Milano: che fai? Ogni volta chiedi ai cittadini, chiedi alla rete, qual è l'evoluzione presumibile, Travaglio e poi la terra. Ma se devono chiedere soltanto sui nomi delle vie possono anche chiedergli alla rete, perché abbiamo visto via Paperino, via Pluto, quindi abbiamo visto di tutto in questa città, ma e anche in altre. Ma invece sulle cose serie devono prendersi le loro responsabilità e certamente per Roma la questione delle Olimpiadi, la questione dello stadio sono delle questioni su cui il sindaco deve prendersi la responsabilità senza delegare. Tra l'altro, non facendo mistero della sua contrarietà in campagna elettorale, avrà molta forza nelle sue mani per dire: mi avete stravotata dopo che vi ho detto no, e quindi è no, forza, e quindi basta, e quindi basta ai palazzinari che sono come i banchieri di Torino, sono ci i padroni sono di Roma. Cose anche più sottili. A Roma, mi hanno raccontato, una grande famiglia romana ha l'esclusiva delle bare. Ecco, io penso che a cominciare dai banchetti brutti che affollano i monumenti romani e che taglieggiano i turisti, e a cominciare anche dall'esclusiva delle bare, che un romano non può morire se non c'ha la bara targata da una certa famiglia. Ecco, io penso che la nuova sindaca di Roma dovrà confrontarsi anche con queste cose, con apparentemente le lobby, quelle vere, meno insidiose, ma rovinano una città.